200 alunni si sono dati appuntamento questa mattina in Piazza del Comune a Cremona per la passeggiata ecologica Plastic Free organizzata dai volontari cremonesi con il supporto del Comune. Una giornata che ha visto anche la partecipazione di una scolaresca milanese che ha rappresentato il momento conclusivo di un progetto avviato in classe. Volontari, ma anche giovani studenti e insegnanti, hanno camminato per le vie della città suddivisi in piccoli gruppi per raccogliere quanti più rifiuti possibili prima di fare rientro in aula. Sono circa 230-250 studenti, tanti sono già partiti perché era difficile anche tenerli e poi sono partiti nella raccolta dei rifiuti che troviamo principalmente in strada. Le tappe quali sono? Le tappe, allora in realtà non c'è una tappa speciale, cioè nel senso ognuno fa la strada che vuole, c'è un concorso, la classe che raccoglierà più rifiuti vincerà tutti la maglietta ufficiale. L'evento era patrocinato dal Comune di Cremona. Questa è una bellissima iniziativa con le scuole, addirittura c'è una scuola che arriva da Milano, sono dei messaggeri sulla tutela, sul rispetto dell'ambiente, quindi questi ragazzi hanno un entusiasmo e veramente diffondono un messaggio importantissimo che è il rispetto dell'ambiente. La camminata è stata anche l'occasione per visitare la città e fare un piccolo tour fra le bellezze del territorio. Siamo una scuola secondaria di primo grado, una scuola media e stiamo collaborando con Plastic Free per un progetto di sensibilizzazione alle tematiche della sostenibilità. Abbiamo già fatto una parte di preparazione a scuola, sempre con i volontari di Plastic Free e oggi finalmente siamo qua nella splendida piazza centrale, Piazza del Duomo di Cremona e adesso stiamo partendo per la passeggiata di raccolta dei rifiuti. L'occasione anche per fare una visita alla città. Assolutamente sì, anche perché molti dei nostri ragazzi non l'hanno vista, per cui è una bella occasione per vedere anche la città di Cremona, che è sicuramente una città che merita.